oggi vi spiegherò i castelli. Allora, nel Medioevo i castelli erano molto diffusi ed erano anche un posto importante. Un castello formato dal palazzo del signore, il mastio, che era dove era il re, poi la torre di guardia, dove c'erano gli arcieri, poi la chiesa, i merli che potevano riparare l'arciere, poi le case dei contadini, il fossato pieno d'acqua che circondava il castello solo se era in pianura, se invece il castello era in montagna non ce n'era bisogno perché da in alto potevi vederli prima e non ce n'era bisogno. Poi le officine, il ponte levatoio che si poteva alzare o abbassare in caso dell'esigenza che c'era in quel momento. E niente, poi fuori da questo castello c'era anche le coltivazioni che facevano i contadini, poi c'era il palazzo del signore dove appunto abitava il, diciamo così, quello che aveva il castello, il proprietario, così detto, e che se voleva scappare aveva, solo in alcuni casi, aveva un'uscita sotterranea, così in caso se quelli che l'avevano attaccato avevano conquistato questo castello, lui poteva scappare e andare nel castello lontano o anche vicino, o dei castelli che aveva già fatto.